da alzare. Grazie. Grazie. Attenzione. Faccia avanti però per avere il mercato mondiale. Roma, in occasione della battaglia di Roma che sarà celebrata domani, si conferma capitale del dialogo tra i popoli del Mediterraneo. E a questo scopo domani sera verranno conferiti ai comitati olimpici italiani e palestinesi un importante riconoscimento, un riconoscimento che dà seguito all'incontro, alla smart, a partire da Losanna, che ha adesso un avvicinamento dei comitati di questi due popoli. Man who is standing behind the screens for this initiative, Mr. Pascalti. Allora sono io che ringrazio innanzitutto il Presidente Pescante di questo lavoro diplomatico, di incontro che ci permette domani di fare un altro passaggio molto importante nell'avvicinamento tra la delegazione olimpica palestinese e quella israeliana. E ringrazio il Presidente Vasciari e il Presidente Raggiù e i loro direttori generali di aver accettato questo invito. Per noi è un onore grandissimo potervi conferire le nostre capitolie la giornata di domani nel Natale di Roma. È un onore grandissimo perché questo dà un'esperienza internazionale alla nostra città e perché ci fa sentire in qualche modo tutti i fratelli del Mediterraneo, che è da sempre il grande sogno di Roma. Non è la prima volta che la diplomazia sportiva precede accordi di tipo politico. Sono stati citati esempi, prima la vittoria di Zinger, e sono esempi importanti. E in particolare gli Olimpiadi sono sempre stato un momento in cui i diversi popoli, i diversi atleti si sono misurati, si sono incontrati. Lo sport è un messaggio molto importante soprattutto per i giovani, perché la competizione sportiva insegna ai giovani e ai popoli che non bisogna rinunciare a nulla, non bisogna rinunciare alla propria identità, che non bisogna rinunciare ai propri valori, alla propria storia, ma si può esprimere la propria identità e i propri valori in maniera diversa. Si può competere con realtà, con agonismo, senza odio. E questo è un grande insegnamento per i giovani di Israele e di Palestina per costruire un futuro di pace. Noi ci auguriamo che grazie a quella che sarà la vicenda CIO, Gianni Pescanti, ringrazio Zender Coni Petrucci, si possa aggiungere rapidamente agli accordi che sono necessari a permettere una piena partecipazione delle delegazioni olimpiche a tutti gli eventi sportivi, a tutti gli allenamenti che sono necessari per questi, e siamo convinti che domani un po' tutto il mondo che crede nella pace guarderà a Roma e guarderà questi due uomini di cui è evidente l'autorevolezza e la capacità di rappresentare, guarderà questi due uomini che si stringeranno la mano e riceveranno in questo incontro il riconoscimento di Roma in Italia.